Bentrovati cari amici, nuova puntata di Tutto Molto Bello in onda su Esperia TV, canale 18 del digitale terrestre. Ci trovate in streaming in tutto il mondo su esperia.tv e direttamente sui nostri due canali ufficiali, quello di YouTube e quello di Facebook. Ci vedete tutti i giorni alle 14, 22.30, alle 8 del mattino e se volete far parte del nostro piccolo programma regionale calabrese c'è un numero a vostra disposizione, 351-874-3399, attraverso messaggi di testo, vocali, video o quant'altro possa interessare il nostro pubblico. Lo sapete ormai da tempo, nella nostra trasmissione ci sono sempre due ospiti, molte volte naturalmente gli argomenti sono diversi. Continuiamo ancora a guardare lì, per fortuna, Diego. No, perché ogni tanto, cioè, ci sono dei giorni dove sei particolarmente fresco e quindi inizi la trasmissione praticamente con il vento in poppa. Altre volte dove in effetti comincia a dare i segni di cedimento. Allora, dicevo che la nostra trasmissione tratta naturalmente argomenti diversi. Oggi parleremo nella prima parte di un argomento che a me sta particolarmente a cuore, la conoscenza del nostro territorio attraverso delle maestranze e delle figure talmente professionali che ci permettono naturalmente di apprendere informazioni sul territorio che abbiamo intorno. Molte volte diamo per scontato di conoscerlo bene e invece se andiamo a vedere non lo conosciamo proprio per niente. E allora mi collego in videoconferenza con la nostra amica Paola Morano a Cosenza. Paoletta, ciao, come stai? Ciao, molto bene. A te come va? Tutto molto bene. Come aver visto è cresciuta un po' la barba, però per il resto tutto a posto. tutto a posto. Allora Paola, con te ci siamo conosciuti in occasione appunto di registrazioni televisive. Diciamo che questo mestiere ti regala davvero tantissime conoscenze di statura, insomma, conoscenze e amici che hanno naturalmente un certo spessore. Nel caso specifico, con te parlavamo in una lontana esperienza televisiva di Cosenza, ma tu in effetti non sei una guida solo del territorio, sei anche una guida regionale. Sono una guida abilitata, insomma, a muovermi su tutto il territorio della regione Calabria e non solo, perché attraverso le nuove normative potremmo anche spostarci in altri su altri lidi, ecco. Ma io sono nata in Brianza. Sei anche però, come ti dicevo, sono nata in Brianza. Ah, sei nata in Brianza, scusa, non ho sentito bene, avevo capito che adesso fossi in Brianza, quindi no, sono nella mia Cosenza adesso. Oifra. Però voglio dire, ho sposato questa mission di diventare un po' l'ambasciatrice, un po' la paladina di questa terra e quindi per questo mi batto quotidianamente, perché ritengo che meritiamo di trovare un nostro posto nel mondo del turismo. Sì. Facendo una programmazione che ci porti ad arrivare appunto a questo punto, che poi è un punto di partenza e non di arrivo. Certo, assolutamente sì. Lo sai che, insomma, facendo anche questo tipo di lavoro, credo che siano 200-300 anni che sentiamo amministratori che vogliono naturalmente rilanciare questo territorio, è il mare, la montagna, è il lato artistico, il lato ecologico, il lato insomma, diciamo di tutto e anche di più, però puntualmente, insomma, poi nel tempo perdiamo le risorse, perdiamo i contatti, perdiamo la volontà, perdiamo anche il fatto di evidentemente di crederci nelle cose che diciamo. Certo, sto parlando degli altri. E tu che idea ti sei fatta di questi amministratori che poi ogni tanto lanciano l'idea e poi la perdono, si perde nella notte dei tempi, insomma? Allora guarda Luigi, il patrimonio che ha la Calabria è indiscusso, su questo non dobbiamo inventarci nulla. Il nostro problema è saper veicolare il nostro prodotto Calabria e su questo siamo abbastanza latitanti, voglio dire, uso un termine forte, ma per dire che non abbiamo capito ancora come fare a comunicare in maniera strutturale ed efficace appunto. Sì. La Calabria, perché sì, partiamo da alcune campagne di promozione che poi lasciano il tempo che trovano, e quando invece in altri posti, io dico sempre, mettono una pietra su un piedistallo, la illuminano, ci fanno un bellissimo parcheggio, aprono una caffetteria e ti vendono la pietra facendotela pagare a caro prezzo. È vero. Noi invece abbiamo un patrimonio artistico che è strepitoso, la nostra è una storia millenaria,
indicata addirittura come l'Ausonia in origine proprio per le ricchezze, come Esperia perché posta ad occidente. Dillo a noi che siamo Esperia. Esatto, vedi, avete scelto un nome azzeccatissimo. Il nostro grande architetto, la saluto, Antonella Stasi, che è stata tutta una sua idea. Esatto, quindi insomma vincente quest'idea. Era l'Enotria, la terra del vino, dove si coltivava il vino e si coltivava la vite e si produceva il vino. Ha dato il nome al nostro bel paese, perché l'Italia, la Vitulia, era la Calabria. Il nome Italia era legato a questo territorio nell'ambito nazionale. Sì, lo sappiamo. Questo nome viene imprestato un po' alla nostra bella nazione e noi prendiamo il nome di Calombrio, quindi un posto ricco di ogni bene. Per cui diciamo che nella nostra genesi abbiamo assimilato, attraverso tutta una serie di dominazioni che ci sono state, un imprinting fortemente identitario. Abbiamo molti marcatori territoriali, ma se questi marcatori territoriali non li veicoliamo all'esterno, non ci potrà mai essere una economia regionale basata sul turismo. Certo, ma lo sai che la cosa pazzesca, per non dire assurda, per non dire fuori da ogni logica, è che, anche sentendoti parlare, naturalmente, partendo da questa terra ricca, se ne accorsero anche i greci quando si impiantarono nella zona di Sibari, no? per dar vita a una delle più grandi città della storia, poi distrutta dai crotonesi, eccetera, eccetera. Però voglio dire, insomma, una regione così particolarmente ricca, ancora molto più ricca dell'Unione d'Italia, e poi adesso fanalino di coda, la regione più disgraziata, la regione dove non ci puoi fare niente, dove non cresce nulla, dove non crescono idee, dove non crescono risorse, dove non cresce naturalmente anche il futuro. Ma com'è possibile, Paola? Cioè, si è distratto qualcuno o evidentemente i conti non tornano? La problematica è sempre quella: tu puoi avere anche un patrimonio eccezionale, ma se questo patrimonio rimane di conoscenza e di appannaggio unico per i residenti, e a volte neanche quello, è un patrimonio sprecato, è una terra che ha un potenziale inesploso. E credo che inserire alcune figure professionali in alcuni ambiti, vado a fare un discorso che va al di là della politica, ma ad alcuni ambiti dirigenziali a livello regionale piuttosto che provinciale e poi comunale, possa fare sicuramente la differenza. Cioè deve parlare e muovere il turismo chi di turismo ha cognizione. Questo è essenziale. A prescindere che dovrebbe essere così, scusami, ma per tutte le cose, no? Cioè, ti promuovono nel campo della sanità, e sei magari un architetto, cioè, è meglio magari metterci un dottore, cioè qualcuno che conosce naturalmente l'argomento. Come tu giustamente dicevi, al turismo mettiamoci qualcuno che è del settore, che conosce, diciamo, alle mani in pasta, voglio dire, sa naturalmente come potersi muovere. Senti Paola, ma a proposito, il tuo settore e indirettamente anche il nostro, voglio dire, per una serie di motivi, è stato fortemente colpito, insomma, e questa pandemia ha dato veramente l'ulteriore mazzata ad un regime che si teneva comunque in piedi, voglio dire, con estremo sforzo. E adesso? Adesso ci dobbiamo un po' leccare le ferite, no? Perché il danno è stato abbastanza notevole. Noi avevamo tour prenotati fino a settembre, fino a ottobre 2020. È chiaro che non c'è modo di recuperare quello che non si può fare, insomma, in questa stagione, perché per noi la stagione finisce ad ottobre più o meno. Certo. E quello che possiamo fare però è non rimanere così inermi, subendo un po' la situazione, ma proponendoci, facendo una fittissima campagna di promozione nella quale io credo tanto, in modo da riuscire a parare almeno in qualche parte il colpo ed essere pronti sia nell'accogliere chi tra i residenti, perché i turisti che avremo quest'anno sono da pescare in quei 2 milioni di residenti, no? Calabresi. Sì. E poi dovremmo essere pronti, insomma, ad accogliere chi magari si interesserà alla Calabria in questa fase, perché siamo la regione meno colpita appunto dal coronavirus. Grazie a Dio, certo. E questo può trasformare in un'opportunità.
potrebbe... se la dobbiamo sfruttare. Ecco, questo poi adesso dipenderà da noi, quando, rispetto a quando siamo bravi. Ma sai che voglio crederci anch'io. Anche io credo che sia capitato anche a te. Insomma, chi ci conosce lo sa che tipo di lavoro facciamo. Sono veramente tanti anni che raccontiamo il nostro territorio attraverso produzioni televisive di diversa fattura. Ma la cosa che mi faceva molto piacere molte volte incontrare, quando andavamo a registrare in alcune zone del nostro territorio, incontrare dei gruppi di persone che si erano spostati per andare a vedere una certa zona piuttosto che un'altra, partendo dall'idea di aver visto il programma in televisione, di essere stati colpiti dall'invito di visitare questi posti, e poi, una volta organizzata, diciamo, la scampagnata fuori porta, insomma, averla consumata. Devo dire che è una grande soddisfazione, e devo dire che c'è ancora evidentemente la possibilità, ed evidentemente secondo me ci sono anche i numeri per poterlo pensare, che ci sono molti calabresi che alla fine il territorio calabro non lo conoscono ancora per niente. No, purtroppo no, devo dire che io nell'ambito della mia attività, sia per il comune di Cosenza che un po' per la regione Calabria, muovendomi mi rendo conto che non c'è consapevolezza di quello che è il patrimonio regionale. E quindi su questo si può fare ora più che mai un ottimo lavoro, appunto, di sensibilizzazione, proprio al fine di stimolare la famiglia, perché poi sai, si muoveranno piccoli gruppi, sì, a lasciare la propria località di residenza e avvicinarsi a un tema storico-artistico attraverso i nostri bellissimi borghi, attraverso città d'arte come Cosenza, piuttosto che come la bellissima Reggio Calabria, l'antica Croton, la stessa Catanzaro, riserva comunque delle sorprese. E poi cavalcare molto, secondo me, l'onda dei borghi. Noi abbiamo, certo, dei bellissimi borghi incastonati tra cielo e mare, più che anche tra cielo e terra, ma molti tra cielo e mare, e possono diventare una grande risorsa, perché non abbiamo difficoltà a gestire gli spazi, per fortuna, rispetto ad alcune altre regioni. Quindi questo ci permette di muoverci in sicurezza, mm-hmm, e di fare i turisti a casa nostra, non disdegnando una regione che, quando viene visitata da chi viene da lontano, crea un forte senso di stupore. È un impatto emotivo non indifferente. E io lo sto facendo, per esempio, attraverso questa trasmissione radio che si chiama Tesori di Calabria. Tesori di Calabria, sì, abbiamo visto prima la locandina. Sì. La locandina, esatto, proprio per la mia voglia di fare e di dare, nonostante sia reclusa. Ma poi si è reclusi quando non si hanno idee, ma se sì, si hanno idee, brava, non si è mai reclusi totalmente, cioè non è lo spazio fisico. Hai perfettamente ragione. Che ti può domare, dico io. E quindi con TMC 360 ho ideato questa rubrica. Inviterò anche te. Grazie, quando vuoi. E ogni giovedì dalle 18:30 andiamo alla scoperta di un borgo, e quindi io vi conduco virtualmente, raccontandovi anche di chicche che riguardano re, regine, principesse, storie d'amore, vicende legate alla tradizione popolare. Sì, questo mi piace, e mi fai, come si dice, sperare che comunque la stagione 2020 sia, diciamo, non dico di rilancio, perché poi è un aggettivo davvero, davvero estremo, però almeno di non perdere tutto quello che abbiamo investito nel corso degli ultimi anni. La volontà è quella di ritrovarti, di poter registrare con te in un bel borgo per raccontarlo proprio da vicino, con la tua grande conoscenza, con la tua grande sapienza, e poter raccontare ancora il territorio per far venire voglia alle persone, ai nostri amici calabresi, di mettersi in macchina, ma anche di chiederlo ad un amico, ad un vicino di casa: guarda, portami lì perché ho visto una cosa bellissima ed è qui nel mio territorio. Magari per quest'anno ci accontenteremo di questo turismo, Paola. Sì, non mi sembra poco, perché le persone che si spostano da una città all'altra portano una piccola fetta di economia, no? Perché, certo, poi si mangiano il gelato, si fermano a pranzo al ristorante, è vero. Pagano il biglietto d'ingresso al museo. Quindi diciamo che quella piccola goccia, che però, se costante, può mettere sicuramente in piedi, in moto, un'economia. Io sono certa di questo. Bisogna comunicare i posti, cioè far sapere che ad Alto Monte c'è il Museo Civico, in cui c'è Simone Martini, insieme a Bernardo Daddi. Sì, sì. Bisogna dire, sì, che a Soverato c'è una bellissima pietà fatta da Gaggini. Certo. E quindi non parliamo solo di una fetta di mercato che riguarda
la tipica escursione naturalistica, ambientalistica, che va benissimo perché i nostri parchi nazionali non fermiamoci, certo, non fermiamoci. Ma parlo anche di un turismo che è un po' misto, no? È misto. Che voglia andare intanto in un settore di svago, quindi di apprendimento leggero, un apprendimento soft. Certo. Un apprendimento che deve passare però attraverso la conoscenza e la scoperta di alcune, lo sai, di alcuni beni culturali che abbiamo, e quindi non ci vendiamo niente. Lo sai, anche questo. Lo sai come mi appassiona praticamente la tua enciclopedia cerebrale, io lo so. Addirittura. Lo sai che io vado matto per questi racconti e per questi incontri. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, Paola, però era l'occasione naturalmente per riparlare di qualcosa che può succedere nel nostro territorio. Senti, gli ultimi 20 secondi per prendere contatto con te, con il tuo gruppo di lavoro, come possiamo fare? Allora, io ho un profilo Facebook col nome e cognome, e poi annuncio ufficialmente attraverso te che è nato un profilo Facebook che si chiama Calabria Follow the Guides, e questo profilo Facebook ha, diciamo, condensato una serie di professionisti in tutte le province della regione Calabria, e quindi siamo una squadra di guide che si mette in campo e che vuole scommettere su questa terra. Che meraviglia. E attraverso questo contatto si possono prenotare escursioni, servizi e guida, quant'altro. Tutto quello che serve a utilizzare noi come lente di ingrandimento. Perfetto, perfetto. Paola, grazie. Non perdiamoci di vista, naturalmente. Va bene? Certo, assolutamente no. Ci siamo ritrovati, non perdiamoci. Ci siamo ritrovati. Ti saluto, ti ringrazio e ti abbraccio, Paola. Grazie. Ciao, grazie mille. Buon ciao, lavoro. Ciao, ciao. Che meraviglia parlare di turismo nel nostro territorio. Ne abbiamo appena finito di parlare con la nostra amica e guida Paola Morano. Sapete che il nostro programma ormai da più di un mese e mezzo tratta diversi argomenti. Le attività lavorative sono naturalmente diverse, e oggi sono veramente, credetemi, gioioso e giocondo, perché in apertura di questo programma vado a trovare un amico che in questo momento è a Firenze e che ha caratterizzato un periodo meraviglioso della mia vita, quando si parlava di musica, note, chitarre, strumenti musicali e quant'altro. Lui nel frattempo è diventato uno straordinario attore, cantautore, un artista veramente molto molto completo, una persona straordinaria, rigorosamente calabrese, della provincia di Cosenza, dell'Alto Ionio. L'Alto Ionio cosentino. Andiamo a trovarlo direttamente nella sua casa fiorentina, Peppe Voltarelli. Eccolo lì. Ma guarda che bello che ciao. Sei. Ciao Luigi, ciao a tutti. Ciao Peppe. Buongiorno. Guarda che se non ti muovevi sembravi un quadro, capito? Sembravi davvero un quadro. Senti, innanzitutto come stai? Beh, direi bene, sì, molto bene, sì. Ecco, ti vedo sempre. Ti vedo sempre. No, di pure. No, dico, è stato un momento particolare, ma insomma adesso stiamo cercando di ripartire anche emotivamente, ecco, perché all'inizio era stata veramente difficile. Una mazzolata, è vero, è stata una cosa pesante per la salute mentale e poi naturalmente anche quella economica. Peppe, faremo una chiacchierata per viaggiare praticamente nelle note musicali che ti appartengono da tempo e nella storia che stiamo vivendo naturalmente ormai da qualche periodo a questa parte. Senti Peppe, questo accidenti di virus ha dato, ormai lo stiamo dicendo spesso, veramente un freno quasi tra virgolette mortale, ma per fortuna non è così, nel campo artistico, nel campo che naturalmente rappresenti tra cinema, televisione, serate, concerti e quant'altro. Come se ne esce secondo te? Ma questo momento sicuramente ci ha messo di fronte ad un grandissimo cambiamento, dicevo prima, emotivo prima di tutto, proprio perché da questo momento in poi forse niente sarà come prima, no? Certo. E inevitabilmente gli spettacoli e la produzione dei live subisce sicuramente un'influenza molto forte, e se non altro in prima battuta perché si ferma questa roba qua. Si ferma una consuetudine, quindi c'è da inventarsi, da reinventarsi, da proporre delle cose nuove. E chi ama i grandi show, i grandi eventi con tantissimo pubblico sicuramente avrà dei grossi problemi nel prossimo periodo. Bisognerà ridimensionare sia chi ci lavora che chi li fa. Io faccio degli spettacoli, preferisco fare delle cose
diciamo, particolari, quindi negli ultimi anni mi sono un po' specializzato, certo, vero, in questi specie, in questi show di teatro canzone, per cui la mia condizione in questo momento è privilegiata, perché si potrebbero fare degli show con un pubblico molto ridotto, insomma, comunque bisogna reinventarsi, ripensarsi, ma anche per quanto riguarda il discorso tematico, no? Delle cose, dei temi che si affrontano, io sì, mi rendo conto che delle cose che semplicemente 3 mesi fa erano del quotidiano, adesso sembrano svanite nel nulla, certo, come se non avesse senso questa roba, quindi bisogna, ecco, rimmaginare tutto da capo. È anche interessante come momento. Può essere, non tutte le disgrazie vengono per nuocere, anche se questa, per carità, ha lasciato sul campo davvero tantissime persone e tuttora continua a farlo, e naturalmente le, certo, le ricordiamo con tanto affetto, però evidentemente, insomma, questo freno quasi naturale dovrebbe comunque servirci a rivedere praticamente le cose, non perché magari quello che stavamo facendo fossero sbagliate, magari non per tutti, non per tutti è così, però in effetti, insomma, bisogna cercare di ripartire ricreandosi, come dicevi giustamente tu, magari percorsi alternativi. Senti, un po' sul personale, Peppe, dove hai vissuto, sì, questo periodo? Tu che sei sempre in giro, ormai sei un viaggiatore con la valigia sempre pronta, i tuoi spettacoli in giro naturalmente per il mondo, in modo particolare, insomma, in terra latina, no? Perché secondo me quella è la tua seconda casa, la prima è quella naturalmente dove sei nato qui in Calabria, sì, la seconda è quella latina, la terza è a Firenze dove vivi naturalmente, in Toscana. Sì, no, siamo rimasti qui, io e la mia compagna Anna Corcione siamo rimasti qua per tutti i 3 mesi fino adesso, insomma, a fine febbraio. Ma avevo, come ha fatto Anna a sopportarti? Una tournée in Spagna che cominciava il 21 marzo di 10 concerti e purtroppo è saltata. E quindi siamo rimasti a casa qui, abbiamo, insomma, per fortuna. Senti Peppe, eravamo tranquilli, insomma, tranquilli. Senti Peppe, quindi è successo che tu praticamente eri in Italia, parli di 3 mesi, quindi sono rientrato dalla Francia il 19 di febbraio, sì, dopo un concerto a Parigi, e già in aeroporto a Firenze misuravano la temperatura. C'era già un allarme molto forte, e devo dire che mi sono preoccupato, perché comunque ho fatto un concerto a Parigi, certo. In una sala dove c'era tanta gente, ma nessuno ovviamente in quel momento pensava a proteggersi da starnuti o da urla, certo. Insomma, un concerto vero e proprio come si fa nelle sale. Assolutamente. Quindi, quando sono rientrato avevo paura, infatti mi sono chiuso in casa. Molto coinvolgente. Senti, mi domando, Anna, come ti abbia mai potuto sopportare tutto questo periodo praticamente appiccicato in casa. Sarà diventata santa, Sant'Anna. La fortuna è che abbiamo una casa molto grande. Vero. Così per cui siete anche nei momenti in cui proprio non si poteva uscire, praticamente facciamo delle grandi passeggiate proprio in casa. E poi comunque condividiamo tante cose. Vabbè, lei per, certo, esempio in casa c'ha il suo studio, quindi queste che vedete sono delle opere, dei, sì, suoi lavori, e quindi abbiamo dedicato tutto il tempo appunto a scrivere, a suonare. Senti, ma immagino, Peppe, che un creativo come te, no? Uno che naturalmente non sta mai con le mani in mano, tranne quando naturalmente deve riposare, un riposino ci vuole per recuperare e rigenerare le batterie, ma in tutto questo periodo hai scritto, hai letto, non posso dire hai frequentato, perché tranne tua moglie non hai frequentato nessuno, tranne la tua compagna non hai frequentato, quindi che cosa hai fatto? Magari qualcosa di buono questo coronavirus ti ha portato? Forse? Beh, come ti dicevo all'inizio, ho avuto proprio un blocco totale, non avevo voglia neanche di sentire nessuno, non riuscivo neanche a prendere la chitarra. Poi piano piano ho ripreso a suonare, a scrivere, ho visto molti film, sono riuscito anche a leggere qualche libro, insomma ho cercato di impiegare quel tempo che normalmente non hai, no? Quando sei in giro, e invece è stato anche interessante, perché ho potuto approfondire delle cose, e principalmente l'ho dedicata alla lettura e a suonare un po' il pianoforte, un po' la chitarra. Senti, ma io
Io mi vengono in mente le nostre passate esperienze universitarie, no? Sì. Però, insomma, in questo periodo ti ha aiutato a indirizzarti nel mondo della cucina? Cioè, hai dato una mano ad Anna in qualche modo? Bah sì, no, quello sì, assolutamente. Io pagherei, la cucina è tuttora un argomento, diciamo. Pagherei qualsiasi cifra per avere qualche immagine di te che prepari i biscotti magari con, non lo so, con l'impastatura. Abbiamo fatto pizze, pizzette, biscotti, mascarpone, cioè abbiamo fatto di tutto, ma e soprattutto la cosa più comica è stata che a un certo punto ci siamo resi conto che parlavamo come i nostri genitori, no? Quando loro sì. Mangiavamo a mezzogiorno già si parlava, ma stasera che cosa mangiamo? No? C'era già questa fase successiva. Allora ci siamo detti, siamo proprio diventati grandi in questo momento qua. Ma sai che io ho scoperto che sei anche più piccolo di me? Porca miseria! ma di poco. Sì, però. Di poco. 66 io, 69 tu, però... Sei anche più piccolo, va bene, però insomma in effetti la convivialità evidentemente è stata diciamo, come posso dire, la base per ogni famiglia, insomma, in Italia ci siamo riscoperti pasticceri, panificatori, insomma praticamente di tutto, però il contatto con la famiglia è rimasto, Peppe. È stato un momento difficile perché io ho i miei genitori che sono in Calabria, quindi un po', ecco, questo distacco era complicato anche per la paura, certo, di quello che stava succedendo a livello proprio sanitario, insomma. Per fortuna stiamo tutti, poi naturalmente in questo periodo abbiamo sentito anche tanti nostri amici che purtroppo hanno avuto il virus e ci hanno raccontato, ecco, delle cose tremende, no? E quindi, come dire, questa paura tendeva sempre ad essere più protettivi rispetto a chi amiamo, no? Quindi, certo, la paura di non poter fare niente, di non poter andare da nessuna parte, di non potersi muovere, di non poter aiutare in niente. Quindi, per fortuna, ecco, questo momento oggi è passato, ma è stato veramente emotivamente una prova dura, no? Senti, ti voglio a questo punto domandare, visto che i tuoi, magari, se Dio vuole, ti staranno vedendo in questo momento qui in Calabria, lo so, lei sta benissimo, è sempre fresco come una rosa, ha le sue camicie sobrie che ormai lo contraddistinguono. Ma io le ho messe anche durante la quarantena in casa. Ma hai fatto bene! No, per sentirmi vivo, capito? Certe mattine mi alzavo e mi vestivo come se dovessi fare un concerto. È vero, secondo me lo hai fatto perché almeno questo serviva a riconoscerti tutte le mattine quando ti muovevi per casa. Dice, vabbè, sì, è vero. C'è il Peppe Voltarelli che comunque si muove qui in casa. Senti Peppe, prima di lasciarti, l'ultima cosa che ti voglio domandare, visto che abbiamo fatto questa bella chiacchierata, è legata naturalmente al futuro. Tu lo dicevi prima, insomma, nella parte principale del nostro incontro, le cose magari non saranno più le stesse, bisognerà vedere, reinventarsi, capire, rivalutare, insomma, ma come sarà il mondo evidentemente dello spettacolo da qui a qualche tempo, secondo te? Secondo me ci sarà una revisione proprio ci sarà un grande cambiamento, anche io mi auguro che ci sia questa cosa, cioè delle cose si riscopriranno le cose essenziali, capito? Quindi si tenderà un po' a essere più tutti un po' più essenziali, più semplici, meno finti, ecco, questa è la mia, credo in questa cosa e spero che questa cosa possa portare a un miglioramento anche per chi fa questo lavoro, è un miglioramento, certo, proprio delle condizioni normali. Cioè, sì, oggi come non mai abbiamo sentito l'assenza, la mancanza dell'arte come fatto quotidiano, come fatto di consumo, no? Dal museo alla mostra, al concerto, certo. Anche semplicemente al DJ set o a delle forme più da intrattenimento. Però questa cosa è mancata, quindi adesso quando tornerà sarà diversa perché tutti avranno compreso che queste cose sono essenziali, come fare la pizza, certo, o come andare a correre. Ecco. Peppe, è come dire, visto tutto quello che abbiamo passato, almeno da questo momento in poi cerchiamo di migliorare tutti.
Sì, cerchiamo di dare, di dare alle cose il valore giusto, ecco. Di dare importanza a cose che prima magari non vedevamo, no? Ecco, questo, in questo senso la pandemia è questo l'insegnamento, credo, di saper leggere le cose in un verso, certo, un po' ma, più... Magari... Più attento, ecco. Più profondo, magari forse un giorno, magari non vicinissimo, magari lontano, forse arriveremo anche ad essere grati, tra virgolette, a questo periodo, se magari qualcosa di buono davvero ci avrà portato e ci avrà lasciato. Perché sì, dipende molto da noi, dobbiamo essere noi a rimettere in gioco, a cambiare, avere il coraggio anche, avere il coraggio di cambiare alcune cose che prima magari non funzionavano. Assolutamente. Perché, tutto sommato, anche nella pandemia tante cose, tanti errori che si sono commessi sono dipesi anche molto dall'essere umano, certo. No? Dall'egoismo, dall'insicurezza, dalla non preparazione, quindi... È importante che affrontiamo tutto con una consapevolezza diversa. Certamente sì. Peppe, io ti ringrazio per questa chiacchierata, lo sai che ti voglio bene, ci conosciamo da tantissimo tempo. Un pezzo della nostra vita ci ha legato e ci continuerà naturalmente ancora a legare. Dai un bacio ad Anna e ringraziala per la pazienza che ha nel sopportarti. Grazie. grazie Luigi e saluto tutti quanti i miei amici in Calabria. La mia famiglia, i miei genitori, zio Luciano e tutti. Grazie Peppe, un abbraccio e un bacio. Ciao, grazie per essere rimasto con noi. Ciao Luigi. Ciao caro mio, ciao. È straordinario come naturalmente le storie di ognuno di noi possono servire magari per farsi anche un'idea, per ripartire, per averle come spunto, no? di partenza magari per qualcosa di nuovo, qualcosa di migliore. Abbiamo concluso evidentemente questa puntata. Grazie per averci seguito, vi ricordo tutti i giorni, tutto molto bello su Esperia TV, canale 18 del Digitale Terrestre, Esperia.tv per guardarla in streaming o sui due canali ufficiali, quello di Facebook o YouTube. Ringrazio Diego Pistocchi che ha curato la regia, noi ci vediamo domani e come tutti i giorni, ciao!